I cambiamenti climatici e il consumo di risorse dimostrano che l'appello di Papa Francesco alla conversione ecologica, quindi a nuovi stili di vita, è straordinariamente attuale. Sì, sicuramente. È fondamentale preoccuparsi della nostra impronta ecologica, è fondamentale recuperare la capacità di ascoltare chi è vicino a noi, di imparare a fare insieme agli altri quello che è possibile per migliorare questo mondo. Ed è fondamentale, come dicevi, per le generazioni future, ma anche per noi, perché non si può essere felici in un mondo che sappiamo che altri, se non facciamo niente, va a peggiorare. Passiamo dall'io al noi. Le istituzioni non possono pensare di scaricare tutto sugli individui, sui cittadini. Anche loro devono cambiare stile di vita. Il cambiamento degli stili di vita è fondamentale per cambiare la cultura e il cambiamento culturale, anche se non diventa maggioritario, è quello che poi aiuta la politica a cambiare. Oggi purtroppo la politica ha una paura enorme a mettere dei disincentivi. Dobbiamo aiutarla anche con i nostri stili di vita a capire che sarà difficile, però è desiderabile e soprattutto ci farà stare tutti meglio. Con la tua esperienza in banca etica, anche il mondo del credito deve cambiare stile di vita, ad esempio iniziare a finanziare la transizione ecologica o dare un'altra impronta ai loro investimenti. Su questo l'Unione Europea, per esempio, ha cominciato a fare dei passi importanti e credo che sia ormai inevitabile che l'economia arrivi a dover cambiare paradigma e quindi occuparsi anche degli, come dice la Laudato Si, di essere efficiente negli impatti sociali ed ambientali. Non sta succedendo ancora, però ci sono tanti segnali che vanno in questa direzione, perché anche gli stessi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite stanno indicando che dobbiamo avere modalità di consumo, modalità di produzione che siano rispettosi degli aspetti sociali e ambientali. È la prima volta che gli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardano non soltanto i paesi in via di sviluppo, ma i paesi ricchi, quindi significa che dobbiamo cambiare noi. Siamo ancora in tempo a cambiare? Piuttosto che niente, meglio piuttosto. Cambiamo. Se cominciamo a farci domande se siamo ancora in tempo, vuol dire che sotto sotto pensiamo, vabbè, possiamo anche lasciar fare. No, dobbiamo cambiare.